Amici sportivi, appassionati di calcio, la buonasera di Mattia D'Achille vi giunge dal circolo bocciofilo di Poggio Morello, dove a breve assisteremo alla gara tra i padroni di casa dell'Atletico Poggio e il Basciano Calcio a 5, incontro valido quale sesta giornata del campionato di calcio a 5. Stiamo parlando del centro sportivo italiano di Teramo, le due formazioni sono nel cerchio centrocampo per i consueti saluti di rito. Ne approfittiamo per presentare quelle che sono le due formazioni. Per quanto riguarda la squadra di casa, giocano con il numero 13 Ciabarra, 26 Di Michele Alessandro, 20 Di Michele Giorgio, essere anche il capitano della squadra gialloblu, 17 Di Pietro, 12 Felicioni, 21 Fioretti, 30 Gatti Gerry, 11 Gatti Roberto, 8 Pancottini. Responsabile tecnico Iampieri, dirigente addetto agli arbitri di Egidio Enrico. Per quanto riguarda la squadra ospite, con il numero 1 Buratti, 10 Dezio, 3 Di Camillo, 9 Di Gabriele, 8 Fabbro, 11 Martegiani, 5 Modano, 7 Nardelli, 6 Troisi. Dirigente Troia Alessandro. Fischia Cavatassi di Tortoreto, tutto pronto, le squadre hanno già preso il loro posto nel rettangolo di gioco, siamo pronti a far partire il nostro cronometro. Eccolo il fischio, primo pallone giocato dalla squadra ospite, Basciano questa sera in tenuta rosa-nero, che attaccherà in questa prima frazione di gara da sinistra verso destra della vostra osservazione. Viceversa, Atletico Poggio nel classico completo giallo-blu da destra verso sinistra. Subito la rete del numero 17 Di Pietro, dopo aver recuperato con un break il pallone nella propria metà campo, ha fulminato l'incolpevole Buratti con un tiro preciso all'angolino basso. 1-0 Atletico Poggio quando sono passati appena 35 secondi di gioco. I padroni di casa che già si portano in vantaggio in questo campo adiacente al circolo bocciofilo, in quel di Poggio Morello, ormai da anni iscritta ai campionati CSI, la squadra gialloblu che ora prova a lavorare questo pallone con Di Giorgio, bravo nel guadagnarsi un calcio di punizione proprio sulla linea mediana, giocato subito all'indietro a favore di Ciabarra. Ancora Di Giorgio, supera il centrocampo, punta l'avversario il sinistro e c'è il raddoppio di Michele Giorgio, il capitano, che sigla il 2-0 quando siamo al minuto e 30 di gioco. Basciano colpita a freddo in questa serata, tutto sommato la temperatura è accettabile, stiamo entrando nella primavera, sesta giornata di campionato, situazioni opposte nelle due compagini. I gialloblu vengono da una vittoria importante contro la capolista New Zampitto, raggiunta ora a quota 12 dallo Sportmania artefice dell'ultima sconfitta al Basciano Calcio a 5, 13-0 nell'ultimo turno, nulla ha potuto contro i campioni in carica. Calcio d'angolo per l'Atletico Poggio, se ne incarica Di Pietro, l'autore della prima rete questa sera, prova a servire Fioretti, anticipato però allora Ciabarra può reimpostare l'azione, ancora Di Michele, il numero 17 scarica il mancino, ribattuto, prova l'assedio ora la squadra gialloblu ma sbaglia l'appoggio, Ciabarra può far consentire la ripartenza alla squadra rosanero, ma troppa fretta Troisi nel servire il proprio compagno, dunque ancora il palleggio della squadra gialloblu che esce alla grande con Ciabarra a impostare il contropiede, palla scaricata per Di Michele, ancora Ciabarra protegge questo pallone, poi la pressione del Basciano è forte ma non pungente in questo frangente, il numero 10 Dezio che non centra lo specchio della porta, guadagnando tutto sommato un corner, ma dura poco il possesso dei rosa perché Fioretti imbastisce la nuova azione di contropiede, si chiude il triangolo con Di Michele ma la palla è debole, facile preda di Buratti. Continua a attaccare il Poggio Morello, Basciano che ora prova a cercare la soluzione lunga su Troisi,
Nulla di fatto però. Fioretti. Infelice il suo controllo a centrocampo, si lotta in mezzo al campo, pallone riconquistato ancora una volta dall'Atletico Poggio quando il cronometro dice sono passati 4 minuti di gioco. Il palo di Di Michele Giorgio, il capitano, che aveva incrociato con il sinistro senza fortuna però. Ciabarra qui con un pregevole controllo riesce a conquistare la sfera, a far ripartire Fioretti in mezzo a due, chiuso ancora Di Michele. Atletico Poggio Morello che è sicuramente in crescita dopo aver iniziato male questa stagione, ricordiamo anche finalista la passata edizione, si è dovuto arrendere a Sportmania nella finale provinciale quest'anno, attualmente terza, quota 9 punti. Basciano calcio 5 e la segue al quarto posto con 3 lunghezze di differenza. Ciabarra in mezzo a 3 riesce a passare il numero 13, conquista il fondo, l'assist per Di Michele, non riesce a deviare il pallone in rete, dunque ancora Basciano solo per un istante però. Modano, il cross in avanti trova solo la testa di Flaviano e quindi Fioretti nel cerchio di centrocampo, allarga per Ciabarra, si fa vedere Di Michele, servito di prima Fioretti che però voleva il pallone sui piedi e non in profondità. Rimessa laterale a favore del Basciano, ancora il capitano a scodellare questo pallone all'indirizzo del numero 9 di Gabriele che fin qui ha toccato pochi palloni. Fioretti punta l'avversario, il sinistro che esce di un soffio al palo destro della porta difesa da Buratti. Troisi si prova a superare con uno scavetto Di Michele che però lo chiude, rimessa laterale, palla in movimento, dunque il direttore di gara assegna il cambio Di Pietro. Ciabarra 1-2 con Di Michele, messo giù da Troisi e dunque calcio di punizione per Atletico Poggio, battuto subito. Ciabarra non riesce a far filtrare il pallone per Di Michele, ancora Ciabarra, Fioretti, Di Pietro, continua con questa lunga serie di triangolazioni, l'Atletico Poggio a mantenere il possesso palla per far scoprire la retroguardia avversaria, ma Ciabarra in questo frangente non riesce a servire Fioretti. Ancora Ciabarra, Fioretti, salta l'avversario Fioretti, chiuso però in rimessa laterale. Sesta giornata che vede anche le sfide tra l'Amatoricona e Sportmania, insieme a Atletico Verro, New Zampitto, che completano il quadro delle 6 squadre che si sfidano alla conquista del titolo provinciale di questo campionato di calcio 5. Indica il terzo fallo il direttore di gara, che ricordiamo essere Cavatassi di Tortoreto, ricordiamo che dopo il quinto fallo ci sarà la possibilità di battere il tiro libero. Messa a distanza di sicurezza la barriera composta da 2 uomini, arriva anche il portiere a chiudere lo specchio Di Pietro, non riesce a centrare lo specchio, aveva la porta libera, troppo frettoloso Buratti, comunque l'età media molto molto giovane del Basciano calcio a 5. Abbiamo tutti 93, 92 e 94.
Mille devi. La conclusione di Fioretti deviata in questa circostanza è stato provvidenziale Buratti ad alzare il pallone sopra la traversa per il calcio d'angolo. A seguire fa movimento Fioretti, Di Pietro si defila sul secondo palo, può ripartire Troisi. Gioca bene l'Atletico Poggio, anche in fase di non possesso riesce ad imprimere corsa e pressing agli avversari. Fioretti, solito giro palla giallo-blu, Di Pietro si fa vedere a Ciabarra, servito ora sulla linea difensiva di destra, sbaglia il suggerimento e poi il gol che accorcia le distanze di Fabbro, freddo nel indovinare la traiettoria giusta, che non ha lasciato scampo al portiere Gatti. Ciabarra, pallone per Fioretti, è uscito e dunque rimessa laterale affidata all'autore del gol che ha accorciato le distanze, ma la palla era in movimento, dunque controfallo. Di Michele la stoccata di sinistro trova la risposta pronta del portiere Buratti, che devia in corner. Quando abbiamo superato il decimo minuto di questo primo tempo, ancora ci sarà un tiro dalla bandierina. Nulla di fatto da questo calcio d'angolo, partita viva, intensa con l'Atletico Poggio che prova a imbastire una nuova manovra partendo dalle retrovie con Ciabarra e Di Michele che hanno fatto lo stesso movimento, servito ora il numero 20 chiuso da Troisi che prova a ripartire con un 1-2, ma il pallone di ritorno è lungo. Ciabarra, il tiro alla calcetto da parte del numero 13 con la punta del piede deviato in corner, ancora Ciabarra, Fioretti, Di Pietro. Ciabarra, si riparte da ancora dal numero 17, vertice basso di questa squadra, bella la giocata di Di Michele che per il 3-1 davvero provvidenziale ha in questa circostanza ha saltato due uomini e poi ha depositato con il destro il pallone alle spalle di un incolpevole Buratti. 3-1 per il Poggio Morello, che Atletico Poggio che provvede a un cambio, entra con il numero 30 Gatti. Prelevato Fioretti, va a riposare qualche minuto. Fallo commesso dal non entrato il numero 30 ai danni di Troisi, dunque calcio di punizione, il primo fallo per il Basciano, per la squadra ospite. Parte la conclusione direttamente in porta, palla che non esce, solo ora per una rimessa laterale, buona la risposta con i piedi da parte dell'estremo difensore giallo-blu Troisi, buona la finta a saltare Di Pietro, ancora di Gabriele, si fa vedere dalla parte opposta il capitano, si ripassa da Troisi che carica il destro, pallone deviato in corner, prende coraggio ora la squadra ospite che da qualche minuto a questa parte sta aumentando l'intensità propri attacchi, ancora un corner, contatti in area di rigore, servito Troisi il cui destro non c'entra lo specchio della porta ma è stato deviato e dunque ancora Basciano con questa opportunità al quale non nasce nulla di positivo se non la rimessa del portiere della squadra di casa. Ciabarra, il destro, miracolo di Buratti chiamato agli straordinari per mantenere il punteggio
sul 3-1. Di Gabriele, Troisi. Fabbro, ancora Troisi di prima a cercare il numero 9 in mezzo a due, non riesce a distreggiarsi e poi ancora il capitano prova il destro Troisi e dopo aver toccato la spalla del portiere impatta sull'incrocio. Momento positivo per la squadra rosanero. Il quarto d'ora continua a chiudere gli avversari nella metà campo. In questa circostanza però è impreciso il tiro di Buratti. Il mese di aprile vedrà la formazione protagonista in comitato con il corso per dirigente sportivo di società. Qualche settimana fa si è concluso, sempre per quanto riguarda i corsi di formazione, percorsi formativi promossi dal comitato, quello per allenatori, sia non solo nel calcio ma anche nella pallavolo e nell'atletica leggera. Perde palla qui il Basciano, tornando in cronaca diretta, dunque Atletico Poggio che può ripartire con Ciabarra. Gatti si fa vedere, Ciabarra servito proprio ora il numero 13, il suggerimento per Di Michele è corto, dunque può ripartire il Basciano ma il controllo da parte di Gabriele non è corretto. Serie di cambi, prendono posto in campo Nardelli numero 7 e soprattutto Pancottini per quanto riguarda l'Atletico Poggio, con Di Pietro che riparte veloce, il suggerimento per Gatti è impreciso. Gatti, posizione di tiro, esplode il sinistro e poi Pancottini non c'entra. Lo specchio di Pietro. Ciabarra. Senza fretta. Ancora Di Pietro. È partito Pancottini sul versante opposto. Ignorato però da Ciabarra. Gatti. Ancora Pancottini. Senza fretta l'Atletico Poggio continua a far girare il pallone con queste trame fitte di passaggi che mandano al tiro di Pietro, non riesce però. Fabbro, Basciano che prova a rifar vivo in avanti ancora con il suo numero 8 che va al destro, pallone fuori non di molto, vicino alla doppietta personale il numero 8. Ciabarra allarga per Pancottini, prova il dribbling chiuso da Nardelli, ancora Pancottini a conquistare questo ennesimo calcio d'angolo. In questo primo tempo davvero ne ha battuti molti la squadra gialloblu. Gatti, Pancottini in ritardo, allora Fabbro riesce a riprendere il possesso palla. Gatti, Nardelli bravissimo in chiusura e poi ancora Di Pietro a mettere a segno il gol del 4-1, la sua doppietta personale, fa anche posto al numero 26, si tratta di Di Michele Alessandro. Diciannovesimo minuto di questo primo tempo, poco più di 5 al termine, il punteggio vede l'Atletico Poggio condurre per 4-1. Incomprensione qui in casa Atletico Poggio che consente di riconquistare il possesso palla ma solo per un istante al Basciano, perché siamo già
dalla parte opposta Di Gabriele si impegna a tenere il pallone in campo pur cedendo il pallone del gioco agli avversari. Gatti, ancora Ciabarra, il sinistro in due tempi, la parata di Serafino Buratti, il portiere del Basciano, classe calcio a 5, classe 94. Di Michele, Ciabarra, gioco di gambe, Pancottini recupera la palla, Di Gabriele, il sinistro parato dal numero 1 giallo-blu che concede il corner, poi ancora Di Gabriele prova ad alzarla senza esito, ancora una parata del giovane portiere giallo-blu che si sta comportando scusate, davvero molto bene. Ciabarra, lo scambio con Di Michele e Alessandro che si trascina il pallone fuori per una rimessa laterale. Nardelli, non si capisce qui, Ciabarra, Di Michele, ancora Ciabarra, si fa vedere Pancottini, errore però in uscita da parte del numero 13, bravo a recuperare Pancottini in questa circostanza. Gatti la lascia a Pancottini che va a segno per la cinquina dell'Atletico Poggio, 5-1, poco più di 3 minuti al termine di questo primo tempo, tutto facile fin qui per la squadra di casa. Buona azione del Basciano che però non ha esito. Ricordiamo anche che riusciamo a seguire le partite di tutti i nostri campionati grazie al progetto CSI On TV. Saremo su tutti i campi della provincia a riprendere le gesta atletiche, ma non solo, di tutti gli sportivi appartenenti al pianeta arancio-blu del Centro Sportivo Italiano di Teramo. Inoltre c'è l'opportunità di raccontarsi, di mettere in vetrina la propria società, essendo ospiti alla trasmissione gradinata di Rete 8. Già molte le squadre che hanno partecipato a entrambi i progetti promossi dall'area comunicazione del CSI Teramo. Atletico Poggio che ora continua con i suoi fraseggi prolungati, dove Ciabarra sicuramente ha toccato moltissimi palloni in questo primo tempo. Ottime anche le turnazioni casa gialloblu con Fioretti, Di Michele e Di Pietro, che hanno fatto posto non facendo comunque notare la loro assenza in campo. Ancora Ciabarra recupera un ottimo pallone, la lascia a Pancottini, Ciabarra, la palla che arriva a Gatti, gioco di gambe in mezzo a due, Pancottini, buono l'1-2, prova il tiro Gatti, pallone che non prende il giro giusto e dunque si spegne sul fondo, esce Ciabarra, entra Davis per un altro cambio. Casa Atletico Poggio, Gatti, scarico per Pancottini, il destro alto, pochi secondi al termine di questo primo tempo, vedremo se ci sarà il recupero. Non ci sono state comunque grosse interruzioni, dunque vedremo cosa opterà
il signor Cavatassi ora va, come di consueto, a contare i secondi quando viene posizionato il pallone sulla linea di rimessa campo. Ancora Basciano. Prova a chiudere in attacco il Basciano, lo fa con il palo centrato dal suo capitano Modano. Siamo già dalla parte opposta, Pancottini con i piedi, l'ottimo intervento e poi ancora su Gatti, davvero Buratti decisivo in questo frangente, un po' troppo frettoloso nei rinvii, ma tra i pali sta guadagnando sicuramente la stima dei presenti. Fioretti non controlla il pallone. Troisi non controlla bene questo pallone. Pancottini supera il cerchio di centrocampo. Ancora il numero 8. Prova con l'esterno destro a infilare la retroguardia a rosanero, ma non ci riesce. Gatti, Di Michele, Fioretti, pallone che esce su questa rimessa laterale. Arriva il doppio fischio da parte del direttore di gara. 5-1 questo primo tempo, riprenderemo la linea per il secondo tempo. Il CSI Teramo ha risposto positivamente all'invito di Papa Francesco e lo ha fatto nel modo tanto caro al Pontefice, con i giovani. Circa 50 ragazzi provenienti dagli oratori e dalle parrocchie di tutta la provincia si sono uniti sugli spalti dell'Olimpico per sostenere i valori e i protagonisti della partita della pace. I giovani teramani hanno vissuto una serata memorabile. Oltre ad inneggiare alla pace e all'aver contribuito a questa causa benefica, dalla tribuna Tevere hanno potuto guardare con i propri occhi le giocate di fenomeni visti solo in TV. Maradona, Totti, Ronaldinho, Zambrotta, Di Natale, Crespo, Rui Costa sono solo alcune delle stelle che si sono esibite in questa serata. Nata per volontà di Papa Francesco, la partita Uniti per la Pace è stata promossa dalla Fondazione Internazionale di Diritto Pontificio Scholas Occurrentes, che insieme al CSI, Centro Sportivo Italiano, alla Comunità Amore e Libertà e all'Unitalsi hanno deciso di unire i propri sforzi per raccogliere l'invito di Sua Santità a giocare per la pace. Un periodo particolare dove la pace non è solo una parola, ma è realmente un bisogno vero. Pace nel mondo, ma pace anche tra persone. Ho saputo che i soldi che verranno raccolti per la vendita dei biglietti verranno dati in donazione alle popolazioni terremotate. Chi è quello che vi piace di più? Ronaldinho. Una bellissima iniziativa che chiaramente andrà ad aiutare le popolazioni colpite dal recente sisma di Amatrice, delle zone chiaramente limitrofe, quindi questo è lo spettacolo più importante che tutti auspicavano oggi. Attraverso iniziative del genere si mira a raggiungere uno scopo ben definito: migliorare le condizioni di vita di bambini, bambine e giovani delle periferie di tutto il mondo. Dai giovani recentemente colpiti dal terremoto ad Amatrice a quelli dei barrios marginali argentini. I protagonisti sono divertiti e hanno fatto divertire i circa 10.000 spettatori. La partita è finita 4-3 per la squadra bianca. Squadre che sono già posizionate per il secondo tempo. Al via, proprio ora si riparte con il punteggio di 5-1 per l'Atletico Poggio. Una gara ricca di emozioni, numerosi sono stati anche i lenni colpiti da ambo i lati. Andiamo a ripercorrere velocemente quanto accaduto nel primo tempo con l'Atletico Poggio, subito in gol nei primi due minuti con Di Pietro e Di Michele Giorgio, che poi si è ripetuto Di Michele Giorgio al pari di Di Pietro in mezzo al gol di
Pancottini. Per quanto riguarda la squadra ospite è di Fabbro, l'unica rete siglata fin qui. Andiamo a leggere anche quelle che sono le formazioni che si stanno sfidando questa sera per quanto riguarda l'Atletico Poggio. Con il 13 Ciabarra, 26 di Michele Alessandro, 20 di Michele Giorgio, il capitano, 17 di Pietro, 12 Felicioni, 21 Fioretti, 30 Gatti Gerry, 11 Gatti Roberto, 8 Pancottini. Squadra ospite Basciano, tenuta rosanero, con il numero 1 Buratti, 10 Dezio, 3 di Camillo, 9 di Gabriele, 8 Fabbro, 11 Marteggiani, 5 Modano, 7 Nardelli, 6 Troisi. Attaccherà in questa seconda frazione di gara da destra verso sinistra della vostra osservazione, viceversa a Trigo Poggio, nella classica, nella consueta tenuta giallo-blu di Michele. Prova a sprigionare il sinistro, ribattuto ancora una volta da Buratti. Ciabarra. Duettano di Michele e di Pietro. Ancora Ciabarra, spostato sulla sinistra. Pallone per Di Michele. Mezzo a due, Ciabarra prova a passare ma Fabbro gli soffia il pallone e conquista la rimessa laterale. Cavatassi fischia il cambio dopo aver contato fino a 4, ricordiamo si ha solo 4 secondi a disposizione per la battuta delle rimesse laterali e anche nel portiere. Di Michele non riesce a saltare il capitano rosanero e dunque rimessa laterale a favore della squadra ospite. Sesta giornata, quella che stiamo assistendo, del campionato di calcio a 5, prima del girone di ritorno. Le due squadre avevano anche l'opportunità nella prima giornata di affrontarsi, ma in quell'occasione finì 6-0 a tavolino per il Basciano, perché Atletico Poggio, non con un fraintendimento, non si è presentato alla gara, spiegando poi il motivo. Calcio d'angolo a favore dell'Atletico Poggio quando il cronometro dice sono passati 4 minuti di questo secondo tempo. Il punteggio ancora non cambia nel secondo tempo, quindi si resta sul 5-1. Modano si incarica lui della rimessa laterale, ma scorrono i 4 secondi da quando si posiziona la palla sulla linea gialla e dunque ancora un cambio fallo di Michele. Ciabarra si muove di Pietro sul versante opposto, si torna da Di Michele che prova a puntare e avversare il sinistro e la rete, tris personale di Di Michele Giorgio, e 6-1. Dunque Buratti battuto per la sesta volta. Troppa fretta ora nel Basciano, che deve riorganizzare meglio le idee, soprattutto provare con tutte le forze, come è accaduto già nel primo tempo quando nella metà gara era riuscito a mettere sotto l'Atletico Poggio. Ciabarra prova a saltare Fabbro ma non ci riesce. Poi Fioretti, scambio con Di Michele. Fioretti il sinistro, errore in fase di ripartenza dell'Atletico Poggio. Partita ora che vive di un sacco di errori, se lo mangia qui il gol Modano. Davvero un'azione che poteva avere esito migliore, il numero 5 non è riuscito a deviare il pallone in rete. Il destro di Pancottini appena entrato
Fabbro, Troisi, ancora Fabbro. Di Pietro non riesce a tenere la palla nel rettangolo di gioco. Corner conquistato dal Basciano. Prova a avere la reazione di Michele. Prova a saltare Troisi che lo ferma con le cattive, rimediando anche il cartellino giallo. Ancora Dolorante a terra. Il numero 20, vediamo se ha bisogno delle cure mediche del caso. Di Michele che ora va a fare posto in panchina, lasciando a Gatti il posto nel rettangolo di gioco. Gatti che perde subito un brutto pallone, poi non riesce Fabbro a trovare l'imbucata vincente per Dezio. Lo stesso Dezio che va a recuperare il pallone, ma solo per un attimo. Di Pietro, Ciabarra. Bravo ste. Non oste, oste stai. Ancora Ciabarra, Di Pietro. Giro palla giallo-blu. Pancottini elude l'intervento di ben due avversari. Di Pietro, Ciabarra. Per vie centrali. Ancora Di Pietro, il destro ribattuto dalla difesa rosanera. Dunque Poggio Morello che va se dovesse concludersi così stabilisce la quarta vittoria consecutiva. Dopo le due sconfitte in apertura possiamo dire che è un po' un Atletico Poggio sicuramente ritrovato, che gioca bene. Ciabarra prova l'ingresso in area, poteva concludere prima Pancottini. Di Pietro, ancora Pancottini, Ciabarra si allarga, Gatti viene incontro, preferisce tornare da Di Pietro, ancora il numero 8. Non ha fretta ora. Sì, rimani su quello. Gatti gioca bene l'Atletico Poggio con Di Pietro che va al destro, che sbatte sulle gambe del portiere, bravo a respingere. Prossima giornata Atletico Poggio sarà impegnato sul campo dei campioni in carica dello Sportmania per un incontro davvero ormai è diventato abituale nel campionato di calcio a 5 tra due squadre che nel corso degli anni hanno saputo dar vita a una rivalità davvero molto bella, molto combattuta. Ciabarra fino in fondo, non riesce a trovare la conclusione vincente, deviata in rimessa laterale, battuta subito, ancora all'indirizzo il numero 13 che gira per Pancottini ma il suggerimento è troppo lungo. Dicevamo come il prossimo turno vedrà il classico match tra Sportmania e Atletico Poggio. Il Basciano invece sarà ospite dell'Atletico Verro in quel di Torano. Quella gara l'andata a finire 6-1 proprio per la squadra di Torano, mentre Sportmania prevalse su Poggio Morello per 6-5. Di Pietro carica il destro, ancora Buratti a respingere, poi Troisi subisce un fallo in ripartenza e ora Troisi va a fare posto per il numero 7 Nardelli. Il destro di Fabbro parato in due tempi da Felicioni. Ciabarra,
ancora Fabbro. Gatti prova a girarsi in mezzo a due, forse un tocco di troppo e c'è il fallo commesso proprio dal numero 30. Possesso ancora rosa-nero con il capitano Moda. Siamo arrivati a metà della seconda frazione di gioco, 12 minuti sul cronometro, punteggio di 6-1 per la squadra di casa che ora Felicioni rischiava di far andare il pallone oltre la linea, ma è stato bravo subito a rendere l'azione da difensiva a offensiva. Pancottini non ha inquadrato lo specchio, cambio perché sono passati 4 secondi e dunque rimessa con le mani, battuta lunga da Buratti, forse un po' troppo, il nuovo entrato di Gabriele non ha potuto far nulla. Eccolo ancora di Gabriele, Fabbro si gioca su Nardelli, ancora il capitano che prova il destro, ribattuto Modano. Scucchiaiata per Di Gabriele che però è ben marcato da Ciabarra e non può intervenire. Troppo frettolosi i portieri sia da un lato che dall'altro, con dei rinvii potenti ma talvolta poco precisi. Ciabarra mette ordine, Gatti si fa vedere ancora il numero 13 che può salire, invita Gatti alla conclusione, la finta di troppo che fa perdere il pallone, troppa fretta nel Basciano che dovrà fare più attenzione a queste ripartenze dell'Atletico Poggio. Fraseggio prolungato in difesa tra Ciabarra e Di Pietro, ora Di Pietro va a portare superiorità numerica sull'out di sinistra e viene incontro Pancottini, si passa sempre dai piedi del numero 13. Pressing del Basciano che però si ferma il gioco per problema tecnico, allacciare gli scarpini, Ciabarra, tutto risolto. Pancottini, eccolo Ciabarra, Gatti, ancora Pancottini, sul secondo palo c'è Ciabarra, il pallone non filtra di Gabriele, buona la sponda per Nardelli, pallone di ritorno lungo e impreciso. Altro cambio, è uscito Di Pietro, è entrato con il 26 di Michele Alessandro, battuta subito ma il direttore di gara dice che si deve ripetere. Gatti sul pallone, la linea di centrocampo, vediamo, prova la conclusione che non impensierisce il numero 1 ospite Buratti che ora va subito alla rimessa con le mani, precisa per il capitano Modano, c'entra solo le gambe del portiere. Ciabarra, Pancottini, ancora Ciabarra, non si chiude la triangolazione tra le maglie giallo-blu, ancora Atletico Poggio. Ciabarra prova a servire Gatti, ci riesce senza fretta
stornata di Michele Alessandro. In ritardo forse Nardelli, tutto regolare secondo il direttore di gara, azione che non si conclude, Gatti va a siglare la rete del 7-1. Per l'Atletico Poggio, ancora a terra di Michele, vediamo, arriva anche il direttore di gara. Campionati maggiori che si apprestano a vivere la fase finale, come il campionato di calcio 11, già dal prossimo weekend al via la seconda fase, campionato di calcio a 7 che invece vedrà entrare nella fase clou le sue squadre tra 2 settimane, fase ad orologio pronta per la pallacanestro. Fallo in attacco qui del numero 7 anche il torneo di pallavolo femminile vedrà lo svolgere delle sue gare nelle prossime settimane. Il calcio a 5 è alla prima di ritorno. Per quanto riguarda anche gli sport individuali, ci sono stati i campionati regionali di ginnastica ritmica, hanno avuto la prima tappa al Pala San Nicolò, vedrà concludere la kermesse il 2 aprile a Martinsicuro. Fioretti prova il sinistro, Buratti dice di no, solo rimessa laterale, scarico con Gatti, palla in movimento, dunque cambio Troisi, sale per Fabbro, mezzo a 2 il numero 8, lotta ma perde il possesso palla. Di Michele, Fioretti, la sterzata del numero 21, servire ancora Gatti, Ciabarra prova l'esterno ma è impreciso e poi Troisi troppo frettoloso, poteva portare avanti il pallone, ha fatto il suo ingresso in campo anche Martegiani con il numero 11. Buona la pressione di Troisi che guadagna una buona rimessa laterale ma il servizio per Fabbro è corto, dunque Atletico Poggio che può gestire il vantaggio accumulato fin qui 7-1. Ricordiamo anche che il responsabile tecnico di disciplina Fabio Di Domenico è a disposizione delle società sportive previo appuntamento telefonico il lunedì, il mercoledì e il venerdì nella sede del CSI sita in via Nicola Palma 34. Stanno una buona occasione poco fa per il Basciano, ancora Basciano con Troisi, prova a far passare il pallone in mezzo alle gambe dell'estremo difensore, nulla di fatto. Gioca con più tranquillità ora il Basciano, provando a salvare il salvabile Troisi, Martegiani, il pallone in ritorno per Troisi ma Ciabarra è eccezionale nella chiusura e prova anche a ripartire lui, il destro fuori. Quattro minuti al termine di questa sfida qui al circolo bocciofilo di Poggio Morello, l'Atletico Poggio sta dominando questo incontro per 7-1 contro il Basciano calcio a 5, cui comunque va il merito di provarci fino alla fine nonostante il punteggio sembri ormai archiviato.
il sinistro di Gabriele, ma non concede nulla. Atletico Poggio. Buona qui la parata di Felicioni sul destro, sulla girata di Fabbro, quasi a botta sicura. Fioretti, prova a partire lui. Lotta il numero 21 Di Michele, che prova il sinistro, non riesce però a deviare il pallone. Poi Fioretti si lamenta in area di rigore, voleva un fallo che non è stato sanzionato dal direttore di gara, e dunque tutto regolare. Ancora Fioretti. Scarico per Di Michele. Gatti, Ciabarra, prova l'1-2 con Gatti, eccolo il pallone di ritorno per Ciabarra, che finta il destro. Ancora il numero 13 prova a ripartire dalle retrovie da Di Michele. Fioretti, buona la giocata da parte del numero 21, che mette in mezzo il pallone per Gatti, chiuso però da Troisi di Gabriele. Serve ancora Troisi, il sinistro debole, e poi Martegiani segna il 7-2, pallone che sarebbe terminato comunque in porta. Il sinistro di Troisi, la zampata da parte del numero 11. 7-2 dunque. Atletico Poggio che ha operato un cambio, eccolo proprio Di Michele Giorgio che ha ripreso posto in campo al posto di Gatti. Ciabarra, Di Michele, si fa vedere Ciabarra, servito Davis, lascia partire il destro violento su cui Buratti riesce ad intervenire, poi Troisi prova a toccare il pallone, non ci riesce, rimessa dal fondo come indicato dal direttore di gara, il signor Cavatassi di Giorgio. Fa partire Fioretti il diagonale che non c'entra lo specchio, dunque si resta sul 7-2 quando ormai il cronometro dice che sono passati 23 minuti di gioco, dunque 2 al termine. Vedremo se ci saranno altre emozioni. Di Michele Alessandro, il sinistro ribattuto da Fabbro. La rete di Fioretti per l'8-2 dopo un'ottima triangolazione direttamente da rimessa laterale. Il numero 21 va a siglare la rete numero 8 per l'Atletico Poggio, ormai alla vittoria e al sicuro. Classifica che comunque non gli consente di guadagnare ulteriori posizioni, ma in attesa di conoscere gli altri risultati si porta a quota 12 per uno score di 4 vittorie e 2 sconfitte. Atletico Basciano Calcio a 5, scusate, che resta a quota 6 al quarto posto. Ancora Atletico Poggio che vuole chiudere in avanti questa sfida con Di Michele che ha provato la girata da terra, ribattuta però. Ancora un'azione simile alla rete quella che ha portato alla rete Fioretti qualche istante fa, questa volta solo calcio d'angolo che lo stesso Fioretti va a battere. Parte il Basciano contro Isi, che si era non è riuscito a intercettare il suggerimento pervenuto da Di Gabriele, Di Michele. Fioretti prova l'1-2 con Di Michele Giorgio che va per il pallone di ritorno, intercettato. Ciabarra scarica il destro fuori. E dice che può bastare così, il direttore di gara Cavatassi con il triplice fischio pone fine ai giochi, termina 8-2 la sfida tra Atletico Poggio e Basciano, con l'Atletico Poggio che sale a quota 12, Basciano che resta 6. Vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti CSI.